Il Museo Postale e Telegrafico della Mitteleuropa di Poste Italiane, presente nel Palazzo delle Poste Centrali di Trieste, ospita la mostra filatelica intitolata Il voto alle donne, la storia di un diritto illustrata dai francobolli. La mostra, che si snoda tra le sale del Museo di Poste Italiane e il Salone della Sportelleria delle Poste Centrali, illustra attraverso documenti filatelici e immagini evocative l'articolato cammino che le donne hanno compiuto negli ultimi 2 secoli per ottenere il diritto al voto. Si spazia dall'Italia all'Europa per allargare lo sguardo a tutto il resto del mondo. Il percorso espositivo inizia obbligatoriamente in Francia con Olympe de Gouges, la prima femminista della storia francese, che finì ghigliottinata nel 1793 per aver difeso i diritti delle donne. La mostra fornisce molte chiavi di lettura anche per l'Italia, dove il percorso per il diritto di voto alle donne è stato lento, tortuoso e pieno di distinguo. Si parte dalle posizioni illuminate di Maria Montessori e Anna Maria Mozzoni, per arrivare alla figura di Nilde Iotti, passando attraverso le contraddizioni del periodo fascista fino al contributo delle 21 donne che parteciparono alla Costituente, troppo poche se paragonate ai 556 deputati dell'Assemblea. Ma l'esposizione non si ferma alla realtà italiana e allarga lo sguardo anche alle lotte delle donne europee e del resto del mondo, come ricorda la curatrice della mostra, Chiara Simon. Una nuova mostra al Museo Postale di Trieste, una mostra dedicata alle donne, questa volta al voto alle donne. In un'azienda come Poste Italiane, dove è tanto sentito il diritto di genere, dove il 54% delle nostre dipendenti sono donne. Un percorso filatelico che parte dall'emissione dedicata a Olympe de Gouges, grande pioniera nel voto alle donne, nel 1791, per passare attraverso le missioni italiane. E poi una grande carrellata attraverso l'Europa e tutto il mondo, partendo però chiaramente dalla Nuova Zelanda, che per prima dà il voto alle donne nel 1893, e finire il percorso con l'emissione dell'Arabia Saudita e il voto alle donne del 2011. Si esce dalla mostra affascinati dalle immagini e dai documenti, ma con un certo retrogusto amaro e la chiara sensazione che la strada per i diritti delle donne sia ancora lunga.